Salve, sono Sergio Leori, siamo al Centro Onze, sono un insegnante di Pilates e fitness trainer. Oggi vi spiegheremo come viene strutturata una lezione di fitness Pilates qui al Centro Onze. Il fitness Pilates è una lezione di 55 minuti che viene strutturata in questo modo. Viene divisa in due fasi. Una prima metà in cui viene fatto un lavoro in sala fitness più dedicato alla parte cardiovascolare, quindi dove c'è un maggior impegno energetico e un maggior dispendio calorico. Una seconda fase invece dedicata al Pilates con le macchine, in cui si pone l'attenzione più sull'aspetto posturale e di allungamento. Abbiamo con noi Cristina, con cui faremo gli esercizi del circuito di fitness Pilates. Adesso eseguirà una salita e discesa dallo step dinamica per far lavorare globalmente la muscolatura degli arti inferiori. Esatto, sale e scendi con un certo ritmo, cercando di spingere bene quando sali e di ammortizzare bene con la caviglia quando scendi. L'esercizio va eseguito con un certo ritmo. Se ne fanno un certo numero con una gamba e un altro numero uguale con l'altra. In questo secondo esercizio del circuito con Cristina facciamo lavorare la parte dorsale, quindi globalmente tutta la schiena e anche le braccia. Vai Cristina, trazione verso il basso, respirando dalla bocca e inspirando ritorni su frenando le maniglie. Bravissima, fuori l'aria mentre scendi. E inspira, accompagna mentre torni. I principali errori da evitare in questo esercizio sono l'aiutarsi con la muscolatura alta delle spalle, quindi mettere eccessiva tensione sul collo. Quindi è importante focalizzare subito bene il lavoro sulla parte dorsale laterale, che è quella che poi permette la discesa e la trazione delle braccia. In quest'ultimo esercizio del circuito metteremo insieme il lavoro degli arti inferiori con quello degli arti superiori e del tronco. Prego Cristina, facciamo un piegamento e mentre risaliamo facciamo salire le braccia quasi sopra la testa, cercando di accompagnare bene il movimento. Quello a cui dobbiamo fare attenzione è non andare a portare troppo il peso in avanti sulle ginocchia e evitare nello slancio in su delle braccia di andare a sovraccaricare la schiena, quindi c'è bisogno di una grande tenuta a livello addominale. Terminati i tre esercizi tipo del circuito, integriamo con le macchine cardio facendo un lavoro specifico a livello cardiovascolare. Bene, adesso ci spostiamo nella sala Pilates dove andiamo a fare la seconda parte della lezione.